Ben trovati in Correre per Sport, un programma della WISP che parla ovviamente del mondo del podismo. Andiamo a presentare i nostri graditi ospiti. Marcello Mastrodicasa, buonasera, ben arrivato. Referente Buonasera. della Sogeda Marathon Club Manoppello, una realtà delle lunghe distanze, ma ogni tanto facciamo anche le corte perché prima di Pasqua ci sarà una bellissima manifestazione. Andiamo a presentare anche la nostra presidente. Buonasera, ben arrivata Paola, anzi bentornata Paola Azzulli, presidente dei podisti frentani, una società che organizza tantissimi eventi, una è addirittura alle Prossima. porte. Doni, Adonia, Salve. Giuseppe, ben trovato anche a te. Buonasera. Presidente dell'Ortona 4Runners, altra realtà della provincia chietina, perché poi parleremo anche sulla costa, la costa dei Trabocchi. Ci sono tante iniziative, una di queste le organizza proprio Paola con il suo gruppo. Bene, siamo pronti per partire. La settimana che ci porta verso la Pasqua, oggi è una brutta giornata per i nostri amici podisti perché è venuta a mancare la moglie di Enzo Pace, Patrizia, che era un'amica di tutti quanti noi, Patrizia Febo, che accompagnava insieme a Palmerina Gabriella, accompagnava Enzo in tutte le manifestazioni. È venuta a mancare proprio questa mattina. Ovviamente ci uniamo tutti quanti al dolore della famiglia Pace. Bene, Marcello, partiamo con la tua manifestazione che ci Sì, sarà il giorno sabato 30 Sabato marzo, Santo. sempre. E oramai sono 9 edizioni, è diventato proprio una data. Che tu conosci bene quel percorso, tra l'altro. Ci hai creato le tue lunghe distanze. L'ultima tua pazzia qual è stata? Non lo so, So, tante, so, non so che ne fai tante. tante. Niente, ultimamente mi sono limitato perché mi sto preparando per una gara che si chiama L'ultimo sopravvissuto. Non so se Addirittura. l'avete mai sentito. Sentito sì, fatta mai e In vista pratica neanche. è un circuito di 6 km, 750 metri da coprire con un'ora. Con Spiegaci, perché calma. sarebbe così Perché? semplice. Facile. In pratica vince colui che rimane per ultimo. In pratica ogni ora si riparte, ogni ora si riparte, ogni ora si riparte. Ogni ora si riparte. E quindi E si fino elimina qualcuno a strada facendo. a. No, no, se non riesce a coprire entro un'ora I 6 il chilometri. percorso, cioè viene Ma il squalificato. percorso è No, no, difficoltoso. no, è pianeggiante completamente. Pianeggiante completamente. Paolo, Ma allora possiamo andare pure noi, intendiamo. Giuseppe. E io penso che dopo un bel po' incominci a Beh, essere così pesante, semplice. No, anche no, 6 un'ora, chilometri. 6,7 km. È uno che va di passo, già li fa 6,7 km. Però per farti capire, chi ha vinto ha fatto 95 giri, quindi sono 95 ore, sono 550, 540, 550 km. Chi ha vinto? Paolo, stai facendo un pensierino? Assolutamente no. No, 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 rimaniamo con i piedi per terra. Chilometraggi Cioè quando normale. arriviamo a 21 Già già, 21, una bella vita. vabbè, una gara che più che altro è Ti mentale, stuzzica. Beh, tu che hai fatto, ricordaci cosa hai fatto. certo. Che hai fatto delle lunghissime distanze, È tutta una pertanto. questione Dove si mentale. svolge? Dove si fa? A Monselice. A Monselice. Sì, è Monselice, quest'anno mi sa che è campionato del mondo. Ovviamente senza speakerli, perché sennò lo speaker dovrebbe faticare ancora più di chi corre, Peggio vero? dei podisti. Paola, Peggio dei oppure danno il podisti. cambio, si danno il Ma cambio. al contrario di quello che uno possa pensare, ci sono tanti iscritti. I matti ce ne sta Ma tanto. difatti che ho detto, la tua ultima pazzia, no? Perché siamo tutti in un mondo di matti. E Allora, sabato sabato Valle Santo, Giumentina. Giumentina, partenza alle 10, ritrovo 8:30. Diciamo che è una gara non competitiva, dove lo spirito è divertirsi e stare insieme per la Santa Pasqua. Niente, il percorso si snoda proprio su un anello, partenza e arrivo sullo stesso luogo. Poi ci sarà il ristoro. E che ristoro? Quello non è un ristoro, è un pranzo. No, prima ci sta il ristoro E poi il pranzo. al Museo del Paleolitico e poi si va giù al paese, in paese e si fa il pranzo, il tradizionale pranzo del comune insieme alla prologo di Abateggio che offre. Ma come hai detto, non è una gara, ma è un modo di stare tutti insieme. Sì,
Io l'ultima volta che ci ho provato per stare tutti insieme con loro, non ci vado più però, nel senso che non ero preparato per come dicono loro, Paolo, è solamente per chi è preparato, perché la distanza è notevole. Sono 12 km, sono 12 km, però il dislivello è 300 metri, non è tanto tanto, però il percorso è misto, diciamo si parte dalla Breccia al Prato, ai Giodoli, al Bosco, cioè il percorso è veramente interessante. Poi a telecamere spente vi racconto la mia avventura. La mia pazzia di qualche anno fa. Paola, dicevamo una società, un gruppo che crescete sempre più, tra l'altro, dove organizzate tante manifestazioni. La prima sarà il 5 di maggio con la Treborghi. Sì, quest'anno sarà la quinta edizione della Treborghi, si svolgerà partendo dal borgo di Badia di Fresa. E si snoderà questa gara su 12 km e 500. Si cambia tre borghi, ogni anno viene fuori il borgo diverso per la partenza e per l'arrivo. E quest'anno si ripartirà da Badia di Frisa. Successivamente avremo il Corre Liberamente, che sarà l'ultima domenica di maggio, che è una corsa che si svolge all'interno dell'istituto carcerario di Lanciano. Che più volte è venuto Mario Fattore a parlarci nel Mario passato. Fattore, eh sì, Mario Fattore è il simbolo di quella gara, perché è la persona che riesce ad amalgamare e a fornire Ma lo spirito. Ma quest'anno, mi sbaglio, ricorre un anno, una data per Mario Fattore particolare? Eh sì, e difatti so che stanno preparando qualcosa proprio a giugno, il 22 di giugno, se non vado errata, se le informazioni non sono corrette. Quindi poi avremo a settembre, un calendario sarà bello nutrito, a settembre avremo la seconda edizione per quanto riguarda la nostra partecipazione al Correre sulle Orme di San Francesco, con una 8 ore, una 6 ore. Quest'anno introduciamo una 33 di Treglio, cioè una 33 giri a Treglio, e infine la seconda edizione della mezza maratona della Costa che dei Traboni. L'anno scorso non aspettavate neanche voi un successo. No, che è stata veramente una prima eccezionale, speriamo quest'anno di ripeterla anche con numeri diversi. Abbiamo tutte le cose belle hanno sempre un loro risvolto. Devono avere un risvolto. E il risvolto dell'anno scorso, ricordiamo, ahimè, fu la squalifica, beccato per doping il vincitore, che è una cosa, è una brutta sì, storia. Che speriamo che avremo risultati anche a breve, perché non ancora abbiamo certezza dell'esito. Sì, però è una pagina che stride, certo, un po' con la bellezza dello sport. Se dovesse, riserviamoci un po'. Speriamo di no per lui e per tutto il nostro mondo, e per tutto il mondo dello sport. È sempre una cosa che fa tristezza. Fa tristezza. Purtroppo sì. Per chi ama lo sport. Come... Sì, per come la intendiamo noi che siamo qui, dove solidarietà, dove sono bei valori, dove stare insieme, diceva il collega, per affrontare la giornata di Pasqua. Abbiamo un altro sentire, lo sport. Purtroppo. La gara, la BCC Half Marathon, si svolge su un percorso, Giuseppe, che tu conosci bene, dove tutti noi quelli di Ortona, del tuo gruppo... Noi di Ortona siamo abituati ad allenarci sul... È il nostro punto di allenamento, diciamo, la pista, la Via Verde, diciamo. Sì, sì, siete fortunati proprio con la C maiuscola e avere... Sì, certo, sicuramente. Avere un percorso del genere per allenarsi. Sì, sì, anche se poi si vanno alla ricerca di altri percorsi, però dove stai sempre là sul mare, certo, a correre. Sì, la cosa più bella in assoluto, dove non dai fastidio a nessuno, e nessuno che ti dà fastidio. Esatto. Anche se la domenica è un po' difficile, anche se la domenica è un po' difficile correre. Perché tutti che stanno lì. Sì, non c'è ancora un'educazione di stare sulla pista ciclabile, insomma. Quindi a volte si fa fatica veramente a correre. C'è chi sfreccia forte in bici, chi si ammassa per fare la chiacchierata. Cioè, come nasce il tuo gruppo?
Il gruppo podistico Ortona Forerunners. Ortona c'è una tradizione podistica. Sì, 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 sì. Stiamo per festeggiare 10 anni di attività, nel 2015 ce ne faremo 10 anni di attività. Ortona Forerunners è nata con una gara podistica. Ma 50 anni fa si gareggiava già a Ortona, ecco, c'era già un gruppo. Anche e sono nato. Esatto, perciò no, voglio dire, c'è una tradizione, c'è una storia. Sì, 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 ho visto qualcosa, mi hanno raccontato. Ortona Forerunners è nato nel 2014. Proprio in maniera non ufficiale, con la gara podistica, prima gara podistica Ortona Forerunners, abbiamo portato la gara podistica dopo 20 anni, diciamo, a Ortona. È un'unione di due gruppi podistici piccolini che stavano a Ortona, Energy Dreams e Podisti di Ortona. In un allenamento di gruppo ci è venuto in mente di fare questa corsa podistica. Da allora, in 10 anni, non ci siamo mai fermati, tranne il periodo del Covid. Che poi ha una valenza importante. Sì, sì, per noi la gara podistica è la ciliegina sulla torta della fine della stagione, diciamo. Anche perché, essendo un gruppo piccolino, abbiamo un po' di difficoltà ad andare avanti nel senso dell'organizzazione, però alla fine ci riusciamo. Siamo una piccola società, però abbiamo una mentalità da grande società, quindi abbiamo sempre voluto far questo. Cioè, diciamo che mancano solo i numeri per diventare... Ecco, quello che ci manca, i numeri dei tesserati, certo. Però come mentalità penso che siamo... Ecco, l'avvocato e la presidente ti può dire lei come bisogna fare, sì, perché quanti tesserati avete? Per adesso ne siamo 105. È la più grande della zona frentana? Sì, adesso credo di sì. Sì, siamo della zona frentana, siamo la società più numerosa. Anche perché se hai bisogno di essere difesa, conosco. Conosciamo. La più grande della zona, 105, sì. Mentre voi? Noi siamo arrivati a 32 iscritti. 32 iscritti, e questo è l'unica cosa che ci manca, è il numero di iscritti, se no... Per esperienza però posso dire che si parte da pochi numeri, si fanno belle cose e si attrae. Ah, sicuramente. Si attrae. Difatti anche noi eravamo, quando è stato 8 anni fa, quando siamo entrati noi a ricambiare un po' la generazione, eravamo 35 e in poco tempo siamo arrivati a un bel numero. Però ripeto, sono gli altri che devono sì, vedere che le cose che si fanno, il benessere che sta nella società, cioè lo star bene, praticare bene lo sport, divertirsi. Quello che dico sempre, che la società non lo fa il presidente o il direttivo, ma lo fanno gli atleti stessi. La società si mantiene sugli atleti stessi. Se ne sono 30 e valgono per 30, la società va avanti. Se una società è fatta di 200 persone, ma non vale per 200 persone, non si va da nessuna parte. Quindi sono sempre stato del parere che la società la facciano gli atleti. Certo. Marcello, quest'anno avete conquistato il titolo italiano delle Ultra. Eh sì, Franco Schiazza sarà felicissimo. Oramai si è dedicato solo a ste gare lunghe, 6, 8, 12, 24. Sì, ma questo, man mano che andiamo avanti con l'età, con gli anni aumentano anche i chilometri, perché lo sai qual è il segreto, sì? No. Che devi portare a termine almeno una maratona. Nelle 6 ore non tutti riuscivano a portare a termine una maratona, hanno portato a 8. Prima o poi diventerà 10, 12, 14 e faremo come la gara che vai a fare tu. Ogni... Certo. ma è facile fare così, però comunque sia, io ammiro le persone che lo fanno, anche perché io dico sempre, le 6 ore, le 8 ore sono diventate molto più facili delle maratone. Perché la maratona alla fine, i 42 km, devi fare lo stesso, certo. Ma c'hai un tempo limite. Invece da 6 ore te la puoi fare con calma, magari non le riesci a fare 42 km, nessuno ti dice niente, capito? Magari. Qual è la gara estrema che ricordi con più piacere? Ma guarda, ti posso dire, quella che mi fa... Guarda, perché ogni anno io me la vedo, Milano-Sanremo. Siccome tutti gli anni la fa vedere... Ma non in bici, a piedi, perché non tutti quanti conosciamo la Milano-Sanremo, la classicissima del ciclismo, ma loro percorre poco meno di 300 km. 285 km, insomma. Poco meno di 300. Mancano 15 km per 300. La ricordo bene, perché in pratica mi ricordo che incontrai un signore di Trento, si stava per ritirare, e poi mi stavamo chiacchierando, insomma, mi dice, guarda, mia moglie mi sta aspettando all'arrivo. Mi dice, siamo quasi arrivati.
Siamo quasi arrivati, mancavano centinaia di chilometri. No, 10 chilometri. Ah, 10 però. 10 chilometri. In pratica, cioè, là, in pratica c'è un percorso bellissimo, tipo la Costa dei Trabocchi. Hanno tolto la ferrovia tanti anni fa e ci hanno fatto, mi sa che sono 50 chilometri di pista ciclabile, tutta quanta su alla costa sanremese. E ricordo che mi fermai, andai a cogliere una rosa per dare a sto ragazzo, per regalare alla moglie. E me lo ricordo, si mise a piangere per la felicità. E poi è arrivato. Sì, è arrivato. Ha portato la rosa. Sanremo, se non porti i fiori a Sanremo. E una gara che ricordo, anche perché tutti gli anni stavolta me la vedo bella sul divano e mi ci vedo tutti quanti, la cipressa, il passo del Turchino, la galleria. Ma fate proprio lo stesso percorso? Sì. Solo che in pratica la bici arriva a Viale Roma, invece noi podisti dobbiamo andare sul lungomare e toccare con il piede l'acqua. Una volta che tocchi l'acqua con il piede. Porto turistico di Sanremo. Una volta che tocchi l'acqua, in pratica. Era anche la gara più lunga che hai fatto? No. Ho fatto pure gare 3:30. 330 km. Quasi quell'allenamento che faccio io, 4 km. Ma... Paola, la gara più lunga per tu hai fatta? Ma no, quella più lunga è stata la maratona che ho fatto. Hai fatto la maratona? Sì. È già. Basta così, queste gare estreme non sono per me. È già tanto. Magari le organizziamo, come stiamo organizzando la 8 ore. 8 ore, 6 ore. Perché lei è giovane, ecco perché, quando comincia... Questo pure è vero, con tempo al tempo. No, ma effettivamente la gara che abbiamo organizzato lo scorso anno e quest'anno del correre sulle ore. Ti venivano i brividi solo a guardare. 8 ore. Ti sei stancata solo a vedere. È stato veramente un evento. Veramente. E qui vediamo Douglas Scarlato. Non capisco. Sì, questa è nell'ultima edizione della Tribù, che abbiamo Alberico. Visto anche Alberico. Che poi, tra parentesi, avrà spazio per 2 minuti per presentarci la gara. Chiamiamola gara, dai, perché è gara. Non c'è classifica, ma sì. È gara. Queste sono le immagini delle ultime edizioni. Sì, dell'ultima edizione dello scorso anno, dove abbiamo registrato anche lì un bellissimo numero di partecipanti, 500 partecipanti. Una giornata assolata, anche quella del maggio scorso, speriamo che possiamo ripeterla. Beh, tutti parlano bene delle vostre iniziative. È una, sì, la gara è collinare. Siamo bravi. Io dico sempre che abbiamo un bel gruppo, un bel direttivo e l'aiuto di tutti i podisti frentani, tutti con indistintamente. Con una presidente che si fa valere. Queste sono. Giuseppe, tu invece la tua più lunga distanza? La mia più lunga è stata il Trasimeno, 58 km. 58 km? Sì, quello ho fatto. Quella di adesso? No, l'ho fatta nel 2021. O 2021-22, ma non mi ricordo, però no, il 2022, 58 km. Noi anche faremo la nostra gara podistica il 6 di ottobre, Ortona Challenge, corsa della storia. Faremo lo stesso percorso, speriamo di fare gli stessi numeri dell'anno scorso, in più notizie di giorni fa. E poi là, quel giorno non è solo gara podistica, ma... Sì, c'è un bel contenitore. E poi notizie di giorni fa, saremo da supporto tecnico a una gara che organizzerà la Croce Rossa Sezione di Ortona per il 160° anno della fondazione della Croce Rossa Italiana. Quindi l'11 maggio ci sarà una gara podistica a Ortona, il percorso non è il doppione della nostra gara, sarà un altro... L'11 maggio. È un sabato? L'11 maggio di sabato, sì. Ma a Cristo Re? No, Ortona. A Ortona? E Cristo Re ce n'è un'altra ancora? No, Cristo Re non ho parlato di Cristo Re. Ah, no? No, cioè, io ho detto Croce Rossa. Pare che ci sia ancora un'altra. No, forse quando siamo andati a prenderci il caffè stavamo parlando di chi organizzava, chi mi organizza, cioè di mezzo Tommaso Teleonibus che organizzava la gara. Ok, perfetto. E di corsa sulla spiaggia. Quello. Perfetto, due gare nel giro di 3 km sarebbe il massimo. Sì. 11 maggio. 11 maggio, sì. Beh, ricordiamoci questa data che è un sabato. Marcello, per iscriversi e per raggiungere il punto partenza? Allora, iscrizione sul posto come abbiamo sempre fatto, abbiamo istituito un criterio, quindi per evitare storielle. E per arrivare bisogna andare direzione Rocca Morice e poi si prende per il museo del...
del Paleolitico. Comunque le indicazioni per la strada vengono messe dei cartelli. Se mai nessuno si è perso negli anni, vuol dire che è facile raggiungere. Diciamo che è facile trovarlo. Ecco, poi ricordiamo che oltre alla gara di 13 km ce n'è un'altra per i meno preparati. C'è anche una passeggiata. Perché prima ho spaventato chi ci ascolta, invece c'è una passeggiata di 5 km guidata. Però senza pranzo. No, pure col pranzo. Col pranzo? Il pranzo merita, I ristori meritano sempre. Esatto, meritano sempre, sì. La giornata dovrebbe essere buona, comunque sia un paio di scarpe con un bel grip, niente altro, e poi tanta volontà. Tanta volontà. Paola, tornerai a parlarci della Treborghi? Assolutamente. Voi oggi abbiamo dato. Invitate, io vengo e vi estrapolo tutti i dettagli. È sempre un piacere averti. Tutti i dettagli della Treborghi 2024. È sempre un piacere averti in trasmissione, un valore aggiunto. Grazie. Giuseppe, noi ci rivedremo probabilmente per la gara dell'11, certo. Poi il clou, certo. Ortona Challenge che ci sarà il 6 ottobre, quest'anno vi siete leggermente... abbiamo anticipato, abbiamo fatto a cambio tra la Stralanciano e noi, per dar modo che loro non potevano organizzarla in quella data lì per l'80esimo dei martiri lancianesi. Bene, siamo arrivati alla fine, Marcello. Allora, mi ero dimenticato, durante il pranzo c'è il famoso sorteggio dei premi a caso, pacco gara per tutti, e oltre qui al premio c'è un sorteggio che durante il pranzo viene effettuato per regalare qualcosa a qualcuno, che sono poi bei premi. Messi ovviamente quest'anno sono bei premi, anticipare. Anche quando sono venuto io c'erano bei premi, sì. Giorno sabato santo, la mattina di sabato santo, sì. Bene, Paola, è un invito, pertanto se sabato santo... Abbiamo già divulgato sulla nostra chat di gruppo. Bravo. Giuseppe. Sicuramente. Allora, grazie Marcello, grazie Paola. Grazie a voi. Grazie Giuseppe, noi diamo l'appuntamento alla settimana dopo Pasqua, auguriamo la buona Pasqua a tutti quanti, correndo sia il sabato che il lunedì di Pasqua, perché si corre nelle Marche a Cupra e a Senigallia, ci sono due gare lunedì mattina, pertanto... possiamo sbizzarrirci con le gare. Grazie, passiamo adesso al commento di Alberico Di Cecco, che poi la settimana prossima avremo di nuovo qui con noi come ospite. Buona Pasqua a tutti. Il sabato santo per noi podisti abruzzesi è essenzialmente il sabato dell'Eco Trail della Valle Giumentina, una delle gare più caratteristiche, secondo me anche più simpatiche. Rispecchia esattamente la simpatia di Marcello Mastro di Casa, che ce l'ha appena illustrata e raccontato ogni particolare in trasmissione. Oggi, per quanto riguarda la rubrica dei consigli del weekend, voglio soffermarmi su un aspetto molto importante che spesso purtroppo è molto trascurato, lo vedo partecipando a tutte le gare in giro. Il riscaldamento. In una gara come quella dell'Eco Trail della Valle Giumentina, dove c'è una prima parte impegnativa, perché si parte e si va subito a salire, come spesso accade nei trail, c'è una montagna da scalare, quindi nella prima parte si sale, si arriva a scollinare. Una volta scollinato il trail diventa molto più godibile, ma se noi non facciamo un buon riscaldamento diventa veramente una sofferenza. Andiamo nel concreto, bastano 15 minuti di attività continua, chi vuole correre può correre. Chi invece poi camminerà o comunque sia andrà al passo in salita può anche camminare svelti, ma 15 minuti di attività continua. Qualche esercizio di stretching per preparare il muscolo a distendersi e affrontare anche la parte delle discese dove la falcata si allunga e quindi c'è bisogno di un certo allungamento, qualche allunghetto prima di partire per cominciare a far salire le pulsazioni e trovarci subito già con l'acceleratore tirato nella parte di partenza. Arrivare bene significa partire bene. Concludo questa giornata, ci vediamo tutti chiaramente sabato. Per coloro che non ci saranno, vi voglio augurare una buona Pasqua, un buon lunedì di Pasqua. Per coloro che verranno, ce lo faremo gli auguri direttamente ad Abateggio. Un saluto a tutti, buon riscaldamento. We dance.
song ever. It was your best song ever.